Nel centro di Milano, dove c'è Francesco Bonfanti, che nel frattempo ha seguito tutta la serata del Premio Gentleman. E Francesco, beh, intanto ti risaluto. Com'è andata? Raccontaci qualcosa. Beh, allora ovviamente i giocatori di Milano e Inter sono stati grandi protagonisti di questo Premio Gentleman. Per quanto riguarda l'Inter, sono stati premiati Lautaro Martinez, Thuram e Frattesi. In particolare è stato Lautaro Martinez a vincere il premio Gentleman per la Serie A 2023-2024, lui trascinatore, capitano e grande protagonista naturalmente della storia dell'Inter, però insomma ha detto cose importanti anche dal palco. Tra un attimo ve le faccio anche ascoltare, perché ovviamente parlando di Lautaro Martinez è facile parlare di rinnovo di contratto, il tema caldo in queste giornate interiste, mentre per quanto riguarda il Milan i premiati sono stati Pulisic e Reinders. Ha parlato con noi anche Reinders, ha spiegato insomma di essere particolarmente delusi perché giustamente puntavano allo scudetto che non è arrivato, e l'anno prossimo la differenza potrà farla il fatto di avere un anno di esperienza in più, il tutto naturalmente in attesa del nuovo allenatore, questo lo aggiungiamo noi. Se sei d'accordo io introdurrei l'argomento Lautaro Martinez, assolutamente, perché ovviamente c'è stato un momento in cui Lautaro è stato premiato, e allora vi voglio far ascoltare questa clip, perché ovviamente un tema importante e delicato è stato il tema del contratto. Ci si aspettava che in una serata così rilassata, di fronte ovviamente a tante persone che aspettavano Lautaro Martinez, e soprattutto in una settimana che porterà alla grande festa scudetto di San Siro contro la Lazio, in qualche modo i toni fossero un pochino più accomodanti rispetto a quelli che ha utilizzato Lautaro Martinez. Andiamo ad ascoltare insieme e poi vi racconto anche che cosa ha risposto Beppe Marotta. Sento orgoglioso di tutto quello che sto facendo nella mia carriera. Ringrazio sempre i compagni, lo staff, tutti i tifosi e tutta la gente dell'Inter che è sempre al nostro fianco. L'Inter ha creduto in te, ti ha preso alcuni anni fa. Tu te la immaginavi così, questa tua esperienza italiana e questa esperienza nerazzurra? Sinceramente no, però ho lavorato tanto, poi dal giorno 1 che sono arrivato qua in Italia, l'Inter mi ha dato una grandissima mano e sono grato di questo, cerco di dimostrarlo in campo e ringraziare lì a tutti. E niente, dobbiamo continuare su questa strada, perché dobbiamo portare l'Inter sempre in alto. Hai vinto tantissimo e ovviamente io volevo chiedere, visto che siamo quattro gatti e rimane tra di noi, dicevo io, ma il rinnovo lo facciamo o no? Accidenti. Così la domanda dovevo farla, scusate, non me l'hanno scritta, lo faccio io di spontanea volontà. Dai, dimmi. Dai. Vuoi un titolo? Dai, venga, dale. In argentino, faccio anche l'accento per caso. No, stiamo lavorando e spero di trovare un accordo con loro. Vabbè, parliamo dopo con Marotta, dai, tranquillo. Passo la palla a Marotta. Consegniamo il premio a Lautaro Martinez. Un forte applauso. Grande interprete di queste linee, capitano, insieme a tutti i compagni, ma sono un giocatore veramente che ha lasciato e lascia il segno. Complimenti, Lautaro. Alla domanda sul rinnovo, effettivamente scherzando, ridendo, però Lautaro non risponde, dice chiedete a lui e indica Marotta. Francesco, mi pare di aver capito questo. Sì. Esattamente così, perché poi davanti c'era proprio Beppe Marotta e quindi è stato lui a essere indicato, dice stiamo lavorando, chiedete a lui. Dopodiché due minuti dopo ha preso il premio Beppe Marotta, uno dei premi Gentleman, l'ha ricevuto ovviamente anche lui come dirigente, e lì insomma ha usato toni un pochino più accomodanti dicendo il comune denominatore è che tutti i giocatori vogliono rimanere con noi, stiamo lavorando, speriamo di trovare un accordo. Quindi di fatto ha ribadito quello che aveva detto Lautaro Martinez. Se diciamo nessuno mette in dubbio il fatto che tra Lautaro e l'Inter possa trovarsi alla fine una quadra e possa arrivare questo tanto atteso rinnovo di contratto, diciamo che dei tre rinnovi di contratto, Inzaghi, Barella e Lautaro, Inzaghi e Barella vengono dati praticamente per scontati. Lautaro Martinez, diciamo che ci sono ottime possibilità che resti all'Inter, però insomma anche a giudicare dalle sue parole non sarà proprio così scontato, così automatico, bisognerà lavorarci parecchio, perché sappiamo che le richieste del giocatore sono richieste importanti, se rimane su una forbice intorno ai 2 milioni di euro, più o meno 7 più bonus quelli che propone la società, intorno ai 9 quelli che chiede Lautaro Martinez, quindi sicuramente è un tema, e in qualche modo anche la gestualità, le parole dello stesso Lautaro Martinez lo hanno confermato.
Paolo, è così? C'è qualche novità su questo fronte rinnovo? No, perché in verità, Cosa della vabbè, i partecipazione? contatti con la gente ci sono. Un incontro c'era stato solo a Madrid, a margine, l'ultimo incontro a margine dell'appuntamento di Champions con l'Atletico. Però, come diceva Francesco, c'è questa forbice di cifre, cioè la sostanza, da quello che si riesce a capire, è che Lautaro vorrebbe arrivare a 10 milioni, di stipendio netti, non con i bonus. Cioè praticamente come base, Cioè, come fisso, stipendio, 10, punto, deve poi essere con i quello. bonus, non i bonus. Dura. Ovviamente, secondo me, in questa cosa, l'indecisione è anche legata alla tempistica, perché un rinnovo di un contratto, quando tra 3-4 giorni scade il tema del prestito e dell'Inter ufficialmente non sappiamo ancora in che mani sarà, probabilmente di Zhang, no? Però, cioè, voglio dire, ci sono delle altre priorità Prestito da che Pimco, no? E Zhang continuerà a sì, essere. però non è certo nulla, leggendo quello che scrivono i colleghi che si occupano di Sì. finanza. Quindi è chiaro che non c'è l'ok da parte della proprietà di accettare qualsiasi tipo di proposta. Secondo me, anche se Lautaro avesse accettato i 7 più 2, una cosa più bassa, probabilmente non l'avrebbero annunciata Sì. adesso. Ci sono delle tempistiche diverse. E in più c'è questa differenza, comunque, che secondo me non è neanche tanto nascosta tra domanda e offerta. Insomma, una domanda offerta sicuramente alta. Francesco, so che non è stato Lautaro l'unico tesserato dell'Inter che ha parlato, giusto? Sì, esatto, prima di lui in ingresso ha parlato anche Davide Frattesi, ovviamente abbiamo scambiato qualche battuta con lui e se vuoi la possiamo anche andare ad ascoltare. Andiamo, sentiamolo. Come si sta da campioni d'Italia? Bene, vedi che sorriso. No, benissimo, sta veramente bene. Adesso c'è la Lazio davanti ad uno stadio che non basta, nel senso che si sarebbe potuto riempire San Siro per ben 3 volte, cioè super amore da parte dei tifosi dell'Inter per una squadra che può ancora fare la storia superando il record dell'Inter di Mancini. Sì, l'ho letto, ma l'entusiasmo che si è creato intorno alla squadra è veramente qualcosa di incredibile. Non lo scopriamo certo adesso, ma dall'inizio del campionato che ci sono sempre stati vicino i tifosi. Quindi un ringraziamento grande va a loro e noi abbiamo cercato in tutti i modi di dargli delle soddisfazioni grandi. C'è stato un segreto nello scudetto di quest'anno, secondo te, una cosa che ha fatto la differenza più delle altre? Ma secondo me è stato il gruppo, perché siamo entrati tutti subito in sintonia, quindi quando hai un gruppo del genere, anche in momenti diciamo più complicati, li riesci a superare con serenità, quindi sicuramente è stato quello il segreto. C'è un po' di rammarico per la Champions League. Sì, sicuramente, l'anno prossimo però ci riproveremo. Senti, sei partito da Monza, hai fatto un percorso giusto, Sassuolo, poi la grande squadra. Quest'anno non titolare, ma decisivo. Come hai fatto? No, niente, con il lavoro, con lo spirito di sacrificio, poi ci vuole anche fortuna, ma quello in tutti i campi, ecco, quindi però bisognava anche in quel poco tempo cercare di dare un'impronta a quello che poi sarebbe stato il match, quindi sono stato fortunato e bravo a crederci. Che aspetto ti fa vedere gente di Monza, tuoi ex compagni di Monza del soldato? No, ancora non ho visto di nessuno, mi sto dando della notizia in diretta, però sicuramente dopo li saluterò molto volentieri. C'è un europeo adesso, Spalletti e non solo, credono tanti e tutti molto No, questo per me è una grande soddisfazione, è una grande gioia perché vuol dire che nell'anno si è lavorato bene, ecco, speriamo di dare a tutti quanti delle grandi soddisfazioni. L'ultima, se non vado errato, eri molto amico di Scamacca Sassuolo. Ha fatto molto bene a proposito di nazionale, cosa ci puoi dire di lui? Aspettiamo il centravanti e forse l'abbiamo trovato. Ma io dissi, mi sembra 3 anni fa, che lui era il centravanti più forte italiano. Tutti mi presero in giro. Adesso lui ha fatto questi 2 mesi benino, però spero che dia la conferma definitiva all'europeo, perché per noi può essere un giocatore fondamentale. Grazie, 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 grazie. Grazie a tutti, ciao. Questo era Davide Frattesi. Francesco, io non so adesso come prosegue la serata, se il premio di fatto è finito, se aspettiamo ancora qualcuno, te lo chiedo così in diretta, un po' com'è la programmazione.
guarda, il premio è finito, la cena di gala si sta concludendo, gli ospiti se ne stanno andando, i primi ad andare via sono stati i giocatori del Milan, in particolare Pulisic e Reinders. Ti segnalo da parte anche di Reinders una battuta sulla mancata convocazione di Zirkzee nella lista dei preconvocati dell'Olanda per l'Europeo, insomma si è detto abbastanza dispiaciuto per lui, più che altro per un infortunio che lo costringerà a guardare l'Europeo da fuori, lui che potenzialmente poteva entrare ovviamente nella lista dei convocati. Gli altri se ne sono andati tutti, compreso Lautaro Martinez, che ribadiamo è stato il grande protagonista di questa serata nelle parole che abbiamo ascoltato, ma anche nei fatti, perché di fatto è stato lui a fare man bassa per il premio Gentleman 2024. Va bene Francesco, allora io ti ringrazio, ti saluto e insomma ci rivediamo qui nelle prossime serate di Diretta Studio. Con piacere, buon proseguimento a voi. Max, poi lo chiedo anche a Michele questo, sul discorso del rinnovo di Lautaro, no? Per carità, il clima sembra sereno, probabilmente come ci ha detto Paolo prima ci sono anche dei tempi da rispettare, no? Prima va risolta la questione del prestito, poi l'annuncio. Però è una cosa che si è trascinata forse un po' più del previsto questa. Ma sì, però insomma tenderei a fidarmi di quello che dice Marotta, che la situazione è abbastanza serena. È logico che poi credo che l'Inter società sia una società che passa attraverso anche un prestito. La situazione economica passa attraverso questo, è inutile che ci giriamo intorno. Entro lunedì. Esatto, quindi, quindi credo che sia passata anche attraverso questa cosa che è una però cosa Max, importante. Sei d'accordo che adesso al di là di come andrà a finire Octri, Pinco, Zhang, non Zhang, tu non è che puoi dare a un giocatore, per quanto sia, io sono il primo a dire, per me il giocatore più insostituibile dell'Inter, se devo dire l'ultimo che voglio cedere è Lautaro, perché è un attaccante, perché è diventato un leader, perché è un trascinatore. Però devi entrare sempre anche in una logica, diciamo, di proporzionalità negli stipendi. Allora, questa proporzionalità nell'Inter qual è? Questa è la domanda. Secondo me, io sono d'accordo, se l'Inter fa questo ragionamento, la doppia cifra netta senza è un po' tanto. Cioè, se, con i bonus, magari fai i bonus a rendimento, qualificazione. Purtroppo facciamo sempre i conti con un giocatore che è gestito da un procuratore, certo, da un agente che fa ottimizza il proprio lavoro e quello del proprio assistito al meglio, e ottimizzare significa portare delle offerte, e credo che non manchino, al giocatore, e dopodiché passa poi attraverso tutta un'altra serie di dinamica che tu conosci meglio di me, e che è quella che porta eventualmente alla decisione di dire no, ma io preferisco andare a prendere 12 milioni in un altro club, certo, perché ma non perché io non voglio bene all'Intro, perché no, infatti perché, io dice sono felice a Milano, esatto, anche perché la moglie. Poi fanno due conti e dicono ma io questi soldi può essere che non li potrò mai più guadagnare e metto via il più possibile. Ma c'è da dire che negli ultimi anni che quelli che hanno che fatto mi dicono, scusate, a me quelli che mi dicono vabbè, ma quello c'ha già tanti soldi, 8 milioni, 9 milioni, da 12. Che però è l'osservazione che ti fa il tifoso, no, effettivamente, no? Cioè, no? Esatto. Sì, aspetta, no, ma infatti io punto su no, ma io questo lo capisco, però cioè, dico, ci sono delle... Poi, a me quando mi dicevano, sì, ma 12 milioni che prende Donnarumma al Donnarumma. Paris Saint-Germain per 5 anni, ma scusa, 8 milioni di Dalmira, vabbè, sono 4 milioni di differenza, 5 per 4, 20, sono 20 milioni. Ragazzi, quando poi vai a comprare la case, quando poi vuoi vivere in un certo ma modo. Ma quindi tu, Max, dai per scontato che qui c'è qualcuno dietro, dici sicuramente no, avrà tante offerte. No. Perché io queste però tante offerte... No, però sicuramente la gente, solitamente, quando ha in mano un giocatore che non ha ancora rinnovato, lavora. E la gente lavorando può aver... non ti dico però tu mi insegni che oggi i giocatori hanno sempre il coltello dalla parte del manico, perché quello sei a 2 anni dalla scadenza e sembra già che è la deadline, poi vai a un anno, sì, e sei troppo vicino a un anno, poi... sei praticamente ormai, esatto, quasi a parametro zero, cioè, allora adesso oggi, anche per dire l'Inter c'è Dumfries però... che ha un anno dalla scadenza, dice no, l'Inter non vuole fare come con Skriniar, quindi o rinnovi a cifre un po' più umane oppure vieni ceduto, ma vieni ceduto, ma se lui dice di no, ma Michele, oppure tu vieni adesso... ceduto a cifre basse, non perché manca solo un anno. Michele, tu vai, hai detto
Il giocatore ha detto si trova bene a Milano, sì, cioè, ma... che cosa può dire in questo momento? No, capito, abbiamo, ma si trova bene, ci sono le prove. In casa vostra abbiamo visto Lukaku baciare la maglia, sì, e dopo sì. 40 no, ma Lautaro, no, Lautaro non è così. Skriniar si diceva Skriniar, che sarebbe stata Skriniar, una bandiera. Ecco, no? Ecco, Lautaro, quindi, a proposito di Skriniar, oggi in panchina è che se mercato. Lui, che già guadagna tanti soldi, però gli viene fatta un'offerta importante per lui, come diceva Massimo, per lui e per il procuratore, è chiaro che la prendono in considerazione. E per l'Inter sarebbe una cosa estremamente grave, perché stiamo parlando del capocannoniere, di quello che quest'anno ha fatto 24 gol. Sì, sì, ma oggi non c'è un'offerta, né una trattativa aperta con chiunque. Buon per voi, buon per voi. No, ma non è buono, però, perché se... Però pensare che il calciatore sia legato ad una società perché si trova bene, perché gli no, piace la città. No, ma Lautaro, ormai mi Ezio, sembra, Lautaro, Michele, a differenza mi, no, di volevo Lukaku, solo dirti, non mi ha sembra mai una barzelletta detto. Ormai questa sì, cosa. Sì, ma Lautaro, a differenza di Lukaku, è sempre stato, su questo è stato sincero, lui ha sempre detto, nel calcio di oggi... Non diciamo per sempre, non diciamo. Ma che Lukaku non fosse vero, sincero. L'ha detto anche questo, l'ha detto più volte. Ma te ne sei accorto dopo che Lukaku non sì, era sì, però sincero. Sto dicendo, attenzione anche a questi giocatori che mettono come parametro principale il guadagno. Vedi Skriniar, è andato al Paris Saint-Germain, oggi non è nemmeno la prima riserva, e Luis Enrique oggi ha dedotto che non è proprio adattissimo per il suo gioco. A livello di carriera ha fatto probabilmente un passo indietro, quindi a livello economico lo quindi ha fatto io sono d'accordo che in alcuni casi tu dici c'è il Real Madrid, c'è, non so, il Guardiola che mi chiama, c'è. Però se non ci sono queste 4-5 squadre che ti possono proporre, lotti per vincere la Champions, sei gratificato molto meglio che all'Inter... Cioè non è sì, così è chiaro, detto chiaro. Che tu accettare 8 ma più buoni. Guardiamo quelli che sono andati in Arabia. Tu dai. Credi che sia tutto a posto? Lautaro firma con l'Inter o potrebbero esserci ancora delle sorprese? Perché l'intenzione di Marotta è quella di mantenerlo. Però volevo un attimo ricollegarmi al discorso di Massimo prima, no? Sui giocatori, su Donnarumma che prende 4 sì. milioni in più. Ma vorrei fare una domanda a Massimo. Ma Massimo, tu che sei stato un grande calciatore, hai giocato in Serie A e in Serie B, che sono le massime categorie, no? per un calciatore, ma hai mai visto un calciatore o un allenatore lasciare 1.000 euro, non 1 milione, 1.000 euro? Io non l'ho mai visto. Quindi figuriamoci, i giocatori, come gli allenatori, come tutti quelli che lavorano nel calcio, la cosa a cui puntano è quello di monetizzare la carriera. Sì, certo, è importante, ma quando arrivi a 28, 29, 30 anni, tu cerchi di portare a casa, portare acqua al tuo mulino, e devi monetizzare. Per cui è evidente che l'aspetto economico è la prima cosa che uno prende in considerazione, altro che andare a giocare. Però Nicola, devi stare bene in un posto, altrimenti avrebbero detto tutti sì alle offerte arabe quest'estate. Per esempio Lautaro le ha avute le offerte dall'Arabia assurde, oppure l'Arabia è già particolare, è già particolare l'Arabia, molto particolare. Lukaku ha detto Benzema, cioè, attenzione, Benzema gli hanno offerto 100 milioni e c'è andato. Sì, sì. E Benzema adesso, con tutto il rispetto, Benzema è un grandissimo centravanti. Sì, ma è un 87, anche 37 anni, sì, no? Però può ancora giocare a certo. Certo. Andato a prendere 100 milioni. No, 35, dire, scusa, non so quanto sarà contento Bargigia, però 35 gliele hanno offerti anche ad Allegri. Perché un mio amico gli ha portato l'offerta ad Allegri di 35 milioni in Arabia, e non è andato anche a Mourinho, non è andato, tanti hanno detto di no, forse la rivaluterà, no, se dovesse arrivare un offerta. Eccoci, sono ore decisive anche per il Milan, soprattutto per il Milan, una delle squadre con più incertezza in questo momento sulla panchina. Nelle ultime ore, qui Paolo, devo dire che insomma in questi giorni se ne sono succeduti tanti di nomi in pole. Adesso da qualche giorno si parla molto di Fonseca. È veramente lui in pole per il Milan? Risulta anche a te questo? Nel senso che è da sempre nella lista ristretta, insieme a Conceição, ma è da ieri che un emittente ha messo Fonseca in sorpasso su Conceição. Però comunque non siamo ancora alla scelta, perché... sembra che hanno scritto in Francia che Fonseca non voglia prendere una decisione
Intanto si giocava o si gioca un posto Champions. Prossimo weekend, è l'ultima giornata. Esattamente. E vuole aspettare la fine della quindi cosa. Quindi si parla di aspettare 3 giorni. Sì. Come tempistiche, sicuramente se il Milan non vuole aspettare, non ha scelto con Sessão, non aspetta il 26 maggio quando il Porto fa la finale con lo Sporting e allora prova a stringere con Fonseca. Però da quello che sapevo io, con Sessão attraverso George Mendes erano un po' più avanti nelle discussioni. Poi non lo so se è cambiato qualcosa nelle ultime 48 ore. Io non ho un riscontro così netto, onestamente. Ah, mi sembra che ci sia un po' di confusione però, perché Michele, se io parlo di Conceição, parlo di un allenatore che ha vinto, che allena da tanti anni comunque il Porto, che è una squadra importante in Europa. Se invece prendi in considerazione Fonseca, prendi in considerazione un allenatore con un profilo diverso. Cioè, qual è l'allenatore che sta cercando il Milan? È questo che non è chiaro. Sì, io mi sono fatto l'idea che tutti sono almeno due dirigenti, o uno non è il dirigente perché è consulente della proprietà, che sarebbe Ibrahimovic, che dal punto di vista tecnico avanzano le candidature. Poi c'è quindi sono Moncada e Ibrahimovic. Poi c'è Furlani che stabilisce la fattibilità dell'operazione e alla fine questi nomi arrivano da Cardinale, che ha la decisione finale. Se l'iter è questo, che è diverso per esempio dall'Inter, dove l'area tecnica fa capo a Marotta e Marotta dice, oppure adesso abbiamo visto John Elkann ha detto alla Juventus, è giunto lì che dice. Se è così collegiale la proposta, allora ci sta che ci può essere un dirigente che ha una preferenza, un altro che presenta un'altra candidatura, magari fuoriesce la preferenza dell'uno e dell'altro, allora sentiamo nomi diversi, perché è vero che quando abbiamo sentito tutti questi nomi in queste settimane c'erano dei profili che mi facevano venire in mente di più Ibrahimovic, per esempio Van Bommel. Sì. Fonseca secondo me è un allenatore che io capisco perché il Milan può essere attratto da Fonseca, sia per il modo di presentarsi, quindi lo stile. Sì, però in Italia non è che ha fatto molto non bene. Non ha fatto granché alla Roma, ha fatto Roma, una semifinale di Europa League. Sì, ma l'ha persa malissimo. L'ha persa male. Poi è stato esonerato. Sì, a Lille sta facendo abbastanza bene, perché se arriva terzo come terzo va in Champions League, comunque non era per niente un risultato scontato. Ha un gioco sempre molto propositivo, anche se alla Roma poi aveva cambiato anche facendo una difesa un po' più coperta, perché ha visto che le caratteristiche erano quelle. Ed è un allenatore che secondo me, se concordi con lui un progetto, è uno che non va a farti la guerra interna, a crearti problemi, è un allenatore che può essere anche di lungo corso, di progetto, che ti valorizza determinati giocatori come lo scouting del Milan ti può portare. Più aziendalista, diciamo. Esatto, poi che sia uno che ti possa fare arrivare in 1 o 2 anni allo scudetto, perché il Milan quest'anno è arrivato secondo, quindi adesso non è che l'anno prossimo non deve lottare per vincere. Non lo so se può essere la scelta giusta, se ti devo dire io tra tutti questi, sempre dopo Conte, che secondo me fa parte di un'altra categoria, è quello l'acceleratore migliore di tutti, però se vuoi andare su profili di quelli che sono stati fatti, per me con Conceição forse ti dà più solidità che quello che quest'anno è mancato di più al Milan. Quindi io, se vedo un allenatore alla Conceição, mi aspetto che il Milan non sia più una squadra che subisca più di 40 gol. Fonseca questa sicurezza non ce l'ho. Secondo me va più nella strada della ricerca del bel gioco, del gioco arioso, eccetera, eccetera. Poi molto dipenderà dal difensore che gli prendono, dall'interditore che gli prendono e dalla punta che sostituisce Giroud. Perché certo, queste tre scelte... Chiaro. Poi il mercato che sarà fondamentale... non so Ezio, tu di tutti questi nomi che girano in casa Milan... Guarda, ne ho sentite talmente tanti, una quindicina mi sembra fino a questo punto, che capire bene le caratteristiche di ognuno per una grande squadra, per una società che, come diceva Michele, quest'anno ha fatto seconda, quindi il prossimo anno deve lottare per fare meglio, meglio può solo vincere lo scudetto. A questo punto il profilo migliore è, però torno indietro di un anno, quando un anno fa parlavamo del casting che si faceva a Napoli e poi criticavamo questa cosa perché dicevamo quello che arriverà dopo Spalletti comunque non sarà mai la prima scelta, qui al Milan si rischia che la scelta sia la settima, l'ottava, la nona, la decima. Non so se sia un bene partire così anche di fronte ai calciatori. Ma sono tutte scelte però, dello stesso livello, però qui. No, ci sono due paletti che il Milan si sta imponendo, quindi non sono scelte casuali. Allenatori
aziendalisti, quindi non ingombranti come modalità, allenatori che coniughino sicuramente un gioco offensivo moderno con equilibrio, e quindi non allenatori, per capirci, si è parlato tanto, i tifosi vogliono Antonio Conte. Ma Antonio chi Conte, non lo vorrebbe? Sì, ma Antonio Conte e per esempio Sarri entrano in quella filosofia di allenatori che questa proprietà del Milan non vuole mettersi in casa. E questo è un primo step. Il secondo è che il Milan non vuole pagare clausole per prendere allenatori, quindi è uscito dal casting De Zerbi, che sarebbe stato tantissimo gradito. Poi in verità io penso che se loro avessero potuto scegliere o potessero scegliere, avrebbero preso, prenderebbero Thiago Motta. Però su Thiago Motta non hanno stretto il neanche Milan lì. Cioè, è arrivato dopo, è arrivato tardi rispetto alla Juve. E salvo colpi di scena clamorosi, Thiago Motta non è più libero. Andrà la Juventus. Il discorso è quello. Però con Sessão, Fonseca, Van Bommel, lo stesso Lopetegui, rispondevano tutti a quei criteri lì. Però secondo me il Milan ha sbagliato a farsi condizionare dai tifosi e a mollare con Lopetegui, che sì, erano già avanti nella trattativa. Ma l'altro, una cosa, scusa, velocissima, Federico, che per noi abbiamo parlato prima di tempi. Il paradosso è che al Bayern Monaco e al Barcellona, che hanno detto cambieremo guida a febbraio-marzo, alla fine sono tornati indietro. Hanno cambiato idea. Xavi e Tuchel, esatto, dovrebbe, Xavi sicuro, Tuchel quasi sicuro, restano loro, mentre è l'unico il Liverpool che alla fine ha mantenuto la... Sì, ma perché è stato Klopp, credo, no? Che ha fatto, no, non vorrei che scelta. Dico, alla fine uno si rende conto che mettendo sulla bilancia Pioli sia il migliore di tutti questi nomi. Ma infatti, Massimo, era quello che ti volevo chiedere, cioè, nel senso, perché almeno a livello popolare, poi chiaro, gli addetti ai lavori devono fare altre valutazioni, a livello popolare io sto sentendo e leggendo tanti tifosi del Milan che dicono per prendere Fonseca o Lopetegui allora meglio Pioli. Però non è un bel modo di iniziare un progetto, posso, credo. Posso dirti, eh? Faccio una battuta, posso dirti come rispondo agli amici che, sapendo che magari conosco qualche addetto ai lavori, che mi chiedono, ma sul Milan, soprattutto i milanisti, mi chiedono chi viene, fermano, chi viene? Ma chi viene? Io sai cosa rispondo? Cosa? Ma non lo sanno nemmeno loro, non faccio saperlo io. La verità è che mi piacerebbe sapere quali sono i criteri di scelta di un allenatore oggi, soprattutto all'interno, all'interno di una società come il Milan. Nicola dice dove... gli algoritmi anche per l'allenatore. Ma infatti, cioè, ma assolutamente sì. No, no, ma infatti io dico, ma qual è il criterio? Perché è vero che il calcio sarà anche cambiato, ma io per esempio i criteri che usava Luciano Moggi, ma sono attuabilissimi oggi, perché da quel punto di vista non è cambiato chissà che cosa. Tu devi prendere un allenatore che ti valorizza il gruppo, che fa un determinato tipo di gioco, ma anche che ha un'empatia verso i giocatori, che ha un'empatia e che è un aziendalista. Cioè, Luciano Moggi, quando sceglieva gli allenatori, li sceglieva a seconda di quello che era la funzionalità all'interno di quella Juventus. Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Fabio Capello, ma ragazzi, questi sono gli allenatori che sono passati in quegli anni da questa Juventus, e poi sono stati allenatori che hanno fatto veramente la storia del calcio. Guarda caso, Ancelotti è ancora lì che fa una finale Champions League, quindi vuol dire che non è che è cambiato tantissimo. Cioè, quindi vuol dire che i criteri che si usavano una volta e che li usavano quelli che sapevano fare calcio ci sono ancora adesso e devono essere, secondo me, attuati ancora adesso. Purtroppo è vero che ci sono delle proprietà americane, ma oggi mi sembra di aver letto che Cardinale ha detto: oggi i tifosi, mi sono accorto, sono che non partners, sono come in America, ma sono nostri partner. Hai capito adesso? Ce le abbiamo quelle parole, guarda, le chiedo alla regia se le possiamo vedere in grafica, le parole di Cardinale, così vado da Nicola Penta, perché Cardinale in questa grafica... Non perché vedremo... devono scegliere i tifosi l'allenatore, attenzione. Perché devono essere considerati, perché Moggi è andato dritto per dritto su Ancelotti, che l'hanno contestato dall'inizio alla fine, sì. Così come penso Marotta scelse Allegri, che quando arrivò
non sì, era sicuramente ben visto. Fu contestato. Eppure, fu contestato. Certo, ma per questo facevo io riferimento. È anche vera una cosa, Nicola, che Cardinale... Ma chi sceglie? Non ma dice io quella che la domanda che faccio scegliere, è chi però... sceglie? Ma i nomi, proposti, i nomi proposti sono... I nomi, quelli che propongono sono per forza Ibrahimovic e Moncada, perché Vaciago, no, il direttore di Tutto Sport non c'entra niente. No, siccome ne abbiamo parlato tanto. Non credo che funzioni così, Michele. Come no, funziona? No, però Furlani non è, diciamo, un uomo di campo, e né Cardinale può essere. Quindi eccole qui le parole di Cardinale. Lui dice appunto la differenza tra l'Europa e gli Stati Uniti è proprio questa, che negli Stati Uniti tu puoi lavorare, nessun tifoso ti dice, poi non so, Massimo ci vive negli Stati Uniti. No, io ci vivo, io ho assistito a James LeBron, che era, diciamo così, ingaggiato da Pat Riley, che è il proprietario dei Miami Heat, con Spodestra che fa l'allenatore e diciamo così il manager, ok? Quando andò via James LeBron, e quando arrivò ci fu una festa, quando andò via non si mosse nessuno, e andò via solamente perché la mamma di James LeBron voleva gestire ad ampio raggio tutto il merchandising e tutto quello che comportava lo stadio del Miami Heat. E lui disse no, perché qui comando io, quindi vai via tu e va via suo figlio. Nessuno ha detto niente. Esatto, eppure è andato via la stella numero, la stella numero uno del basket. Questa è la differenza sostanziale tra lo sport americano e lo sport europeo.